Allora, vedo che noi siamo stati veramente stamattina, devo dire, geniali, perché sono i tre. Chi sfugge a Milluzzi se lo becca Ludovica. Quindi il nostro Rotondi, che era sfuggito da Milluzzi, l'abbiamo ribeccato con Ludovica davanti a Montecitorio. Non ci è scappato, Rotondi. Rotondi, mi dica una cosa, ma è amareggiato lei di quello che è successo con Berlusconi? Io sono uno strano politico e uno strano democristiano, perché non mi nascondo, non dico frasi impolitichese. Sì, sono dispiaciuto. Bene, hai ragione, la capisco. E mi dica una cosa, scusi, a questo punto come ci si muove secondo lei? Perché la carta Berlusconi, lei dal primo momento ha parlato di Berlusconi, è stato il primo a parlarmene in assoluto. Adesso però il piano Berlusconi è andato male, è stato storto. Cosa succede ora a suo parere? Io faccio il disciplinato deputato semplice a questo punto, il mio compito è finito sabato, perché ho sostenuto con lealtà e con passione il presidente Berlusconi, penso che sarebbe stato un magnifico presidente della Repubblica, penso che lo avrebbe meritato, penso che la storia sarà molto più generosa della cronaca con lui e anche nel nostro piccolo con noi che lo abbiamo sostenuto. Detto questo, adesso fare altre previsioni non mi ci avventuro. Scusi Rotondi, ma quella frase di Berlusconi, avevo i numeri, no? Lei che insomma ci ha lavorato davvero, è una frase di circostanza, per non dire ho perso, o in effetti... No, non è una frase di circostanza, perché la candidatura di Berlusconi naturalmente non era una candidatura di palazzo, tant'è che ci avete fatto caso, il palazzo ha tirato tutti i calci che poteva. Berlusconi doveva andare in aula in quarta votazione e prendere i voti compatti del centrodestra, sui quali io non avevo e non ho nessun dubbio. Aveva 30 voti supplementari e in aula ne avrebbe potuti recuperare altrettanti e di più, perché lo avete descritto voi con l'ottima cronaca che vi contraddistingue: i gruppi parlamentari sono percorsi da divisioni, da voglia di dispetto, di messaggio trasversale. Io sono convinto che i numeri c'erano ed erano più abbondanti di quelli necessari. Scusa, è stato il presidente Berlusconi che non se l'è sentito e va rispettato. Scusi, ma Salvini è in grado di fare il kingmaker a suo parere? Il kingmaker per definizione è un signore che sceglie un ingrato e si fa 10 nemici, quindi è un ruolo che non auguro a nessuno. Ah, nemmeno a Salvini, va bene. E perché contro la stessa volontà di Berlusconi, visto che avete i voti, non lo portate alla quarta chiama, lo fate eleggere e lui dovrà fare un sacrificio per gli italiani? Poi che sia divisivo poco conta, perché poi la grazia di Stato lo rende amato da tutti. Perché non fate sta bella cosa se ci stanno i numeri? Chi? Perché non... Ma lei ha qualche eleggete direttamente telepatica? Berlusconi. Perché lei ci sta pensando? Le ho chiesto se lei ha qualche inclinazione telepatica, dico, legge nel pensiero, cosa fa? Leggo nel suo pensiero? Colpo di scena, adoro! Caro Rotondi, purtroppo non è una comica, sennò saremmo tutti molto divertiti. Bisogna aspettare, vedo un palazzo attaccato con lo sparatrappo, perché alle nostre ti spalle sto regalando una notizia, questi ci stanno più pensando ancora. È un palazzo attaccato con lo sparatrappo, lo sapete cos'è lo sparatrappo? Certo, è lo scotch. La gran parte dei parlamentari sa di non tornare. I vertici non reggono i gruppi parlamentari, le coalizioni non esprimono un nome, sono spaccate, se lo esprimono si spaccano di più. Tutto diventa possibile in quarta votazione, anche quello che ha detto lei. Hai visto? Beh, è meraviglioso, Berlusconi spunterà all'improvviso in sordina. Beh, questa è una notizia vera, onestamente. Vedo da Milano, la faccia da Milano, è rimasto basito. Da Milano è svenuto. No, ma io anch'io pensavo, ha fatto bene Goffredo a chiederlo, perché è proprio questo. E Rotondi ha anche ragione, la fotografia dei grandi elettori è realistica. Alla quarta votazione può succedere di tutto. Cioè, o c'è un accordo.